Ed eccoci qua, buonasera a tutti gli amici di Bettes.it e benvenuti a questo nuovo appuntamento con Bettime, ovvero il momento in cui noi della redazione a fumetti abbiamo l'opportunità, la possibilità e soprattutto il piacere di incontrare alcuni dei fumettisti, possiamo dirlo, che più amiamo in generale, quelli di cui spesso, anzi tantissime volte, venerdì nei nostri appuntamenti con le nostre dirette parliamo. Questa volta tocca nuovamente, è già stato ospite qui noi con Bettime, Marco sempre con me, abbiamo cambiato solo un po' la location, ma abbiamo ancora ospite con noi una delle firme più peculiari, più belle e più riconoscibili del panorama fumettistico italiano, ovvero Michael e Mirko. Buonasera Michael, ciao. Ciao. In questo caso bentornato su Bettes, ci salutiamo anche i nostri amici che ci stanno seguendo. Ovviamente prima di partire con le domande, vi ricordiamo come sempre, lo diciamo, la speranza è sempre quella di coinvolgere anche il pubblico affinché comunque qualcuno di voi, qualcuno che si trova, si imbatte per la prima volta in quella che è l'opera di Michael, qualcuno che magari vede per la prima volta il nostro canale, vuole fare qualche domanda, vuole farti qualche domanda, ovviamente noi cercheremo di rispondere a tutti quanti. Quindi non siate timidi, un po' come succede alle fiere, no? Dove tu chiedi al pubblico, fa quelle domande, tutti che si nascondono. E poi finisce. Dicevamo fiere, prima di passare a parlare dell'ultimo volume della tua opera Omnia di Scarabocchi di Michael e Mirko, ti chiedo, parlavo di fiere, di Lucca. Lucca, qualche settimana fa abbiamo avuto la possibilità di ritornare finalmente a vivere esperienze come quelle di queste fiere a fumetti, una grande fiera a fumetti in presenza. Ti chiedo, prima di cominciare a parlarci del nuovo volume, come è andata la tua esperienza, come hai vissuto questo momento e come è stato? No, è sempre piacevole, Luca. Ogni volta che vai dici, è faticosa anche molto, però effettivamente per me è rinunciabile. Poi io diciamo che la carriera da fumettista, come molti, l'ho iniziata proprio lì, nel senso che è stato il primo vero punto di contatto con i fumetti. La prima fiera l'ho fatta nel 92, chiaramente andavamo da ragazzini, anche perché non c'erano, io vengo da un paesino di provincia, non c'erano fumetterie nel raggio proprio di... Forse, cioè, la prima era proprio a Roma e quindi si sì, faceva un mega salvadanaio enorme da rompere in quei giorni e si andava proprio a fare spese e conoscere gli autori. Tra l'altro, da subito siamo venuti a contatto con gli autori veri, cioè proprio fisicamente, che erano chiaramente cioè, li scoprivi lì come erano fatti, chiaramente senza internet non sapevi nulla di nulla, era proprio una cosa entusiasmante. E sin da subito, per esempio, il povero Giuseppe Palumbo è stato tormentato. Portavamo i disegni anche quando erano impresentabili. Infatti, ed era uno proprio che dava consigli, una persona che è generosissimo anche da questo punto di vista. Quindi per me Lucca è da sempre stato un punto di riferimento. Ok, tu hai avuto modo, beh, io ti ho visto ospite allo Stand Bao, ovviamente dove c'era la possibilità di incontrarti, di scambiare qualche chiacchiera e soprattutto di farsi autografare i volumi. Hai avuto degli attimi anche, ecco, parlavi appunto di questa esperienza di te che da giovane autore, inizio anni 90, ti presentavi spesso, ecco, anche con così opere magari non ancora ben definite, ben realizzate. Hai avuto modo in questa Lucca, comunque nel corso di questi anni, di avere contatto con questi giovani ragazzi, queste nuove leve, oppure preferisci, come dire, non hai ancora bene questo ruolo, no? Da mentore, diciamo così, da docente quasi. No, in effetti da questo punto di vista no, nel senso per esempio noi ai tempi Palumba era anche uno degli elementi dietro alla Fenix, ai tempi la Fenix Editore insieme a Brolli, Fabbri, quindi era una sorta anche oltre che d'autore anche di editore. Adesso credo che i ragazzi vanno direttamente dagli editori, poi capita molto spesso che mi vengono inviati i lavori, ma quello più che altro mi facciano visionare il lavoro, magari su Instagram oppure a scuola dove insegno. Personalmente, ragazzi che vengono proprio allo stand a far vedere proprio il lavoro, non l'ho visto in generale nelle grandi, però è anche vero che una casa editrice grande di solito anche uno ci si avvicina con una certa insomma in punta di piedi, magari prendendo appuntamento. Poi dopo lì la Bao come altre case editrici prendono, sono molto gentili e disponibili in generale, però che vengono dagli autori, no, in effetti questo no, non mi è Forse capitato. manca un po', prima magari nella fiera, dal primo momento di contatto diretto, e quindi tu avevi quell'urgenza, molto spesso a volte capita tramite internet o tramite i social network, a volte uno preferisce più utilizzare questi canali e
che non magari ecco il contatto diretto. Proprio sui social network, un bel po' di annetti fa, ormai più di una decina di anni fa, fanno il loro esordio gli Scarabocchi di Michael e Mirko. Quest'opera che dal 2018 Bao Publishing sta ripubblicando in questi volumi. Siamo arrivati alla pubblicazione del sesto volume. Esatto. Allora, innanzitutto ricordiamo un attimo, che noi abbiamo già parlato, però è sempre importante. Come nasce l'idea, da chi nasce la volontà di portare un prodotto che, ricordiamolo, sono delle illustrazioni, degli Scarabocchi, chiamiamoli come vogliamo, delle illustrazioni che nascono come una necessità, potremmo definirla quasi quotidiana, del suo autore, di portare in scena queste vignette, questi sketch, queste illustrazioni per l'appunto, e che vengono riproposte in questi volumi, tra l'altro lo ricordiamo, lo sottolineiamo, bellissimi, perché poi qui sono più o meno tutti quanti messi, e anche proprio la libreria hanno un loro peso veramente specifico, molto importante, molto bello. Allora, da che è nata l'idea di portare gli Scarabocchi dalle pagine virtuali di social network a quella appunto cartacea? Allora, in realtà nascono su carta molti anni prima. Voi chiaramente al pubblico sono arrivati in tempi di internet, la grande massa. La prima vera incartazione su carta era attorno al 2000. E primo albetto, il primo e unico albetto che stampammo, poi era in bianco e nero, senza rosso, uscì per l'Happening Underground a Milano, che era la Lucca Comics di indipendenti. Insomma, succedeva quello che succedeva a Lucca. Lì era ancora più strano, perché ci si incontrava proprio tra persone che nemmeno si conoscevamo, cioè conoscevamo nuovi fumetti da nuovi posti del mondo, quindi non è che andavi a conoscere un autore come era fatto, ma proprio a conoscere prima l'autore chi era. Ebbero un successo cioè li ho fatti nel momento in cui avevamo già una grammatica nostra, una confezione nostra, una riconoscibilità nostra, e dal punto di vista grafico erano molto diversi. Sono nati come divertimento, poi abbiamo fatto un centinaio e ne ho pubblicati 32, un albetto spillato, che andò via come il pane in una maniera incredibile, e quasi neutralizzando tutto il percorso che avevamo fatto parallelo, che in realtà poi era molto riconosciuto, ambiente piccolissimo, chiaramente di nicchia, figuriamoci, però era molto riconosciuto e molto riconoscibile, ecco. E a un certo punto questa cosa funzionava molto di più. Questa cosa mi ha prodotto un odio, una frustrazione, e che ho detto vabbè, no, continuiamo con quell'altro percorso che secondo me era molto più strutturato. C'era Mirko che scriveva i tempi, di cui sono un grandissimo fan della scrittura, e via. Dieci anni dopo, poi alla fine c'era internet, ho ritrovato per sbaglio questi Scarabocchi che ancora mi piacevano molto, ho detto vabbè, pur di non pubblicarli, non saprei dove metterli, li metto su internet, apro una pagina e li pubblico tutti e 100. Mi ha preso la mano e ne ho fatti 4-5 mila, perché se contiamo le pagine è proprio di Dio. E quindi da lì poi sono stati conosciuti, però io volevo tornare alla carta per diversi motivi. Mi piace leggere su internet, non ho nulla contro il fumetto web, però il fumetto è una cosa delicatissima. Vive del tempo, e il tempo cambia con un non nulla, no? Cambia tantissimo, cambia se tu lo leggi un libro grande o un libro piccolo, dove te lo puoi portare, il peso che hai in mano, tutte quelle cose influiscono tantissimo nei fumetti, incredibilmente in un tipo di fumetto come il mio, che è fatto di pochissimo. Meno hai, più quelle poche cose sono importantissime. Quindi leggere un fumetto che poi in 2 secondi ti dà tutto, perché gli dà le Scarabocchi, perché la conosce, succede qualcosa nella prima vignetta, è una strip di solo 2 vignette solitamente, non di 3 come è classica, o 4. Nella seconda vignetta già succede il contrario di tutto solitamente, e c'è subito la parola fine, quindi i tempi sono proprio sfruttati e stressati al massimo. Questo, trasportarlo dallo schermo alla carta, produce un effetto completamente diverso, ma proprio sembra di leggere un'altra storia, e la prova è che tanti dei lettori ultra di Scarabocchi si sono trovati un po' spaesati, pensando che avesse addirittura cambiato, modificato, una cosa che non è successa, alcune vignette, proprio perché secondo me, magari l'hanno letto tempo prima, non la recitavano a memoria, però i tempi diversi portavano a delle soluzioni diverse, a delle letture diverse. Quindi su carta doveva tornare. Tra l'altro su carta abbiamo scoperto una cosa particolare, che sì, sono strip, ma in realtà tutti insieme hanno la grammatica del fumetto, hanno il ritmo del fumetto. E quindi lette tutti insieme danno la somma a una storia enorme, infinita, intracciabile anche per me stesso, se non ripubblicandola cronologicamente, antologicamente, come stiamo facendo,
che permette di vivere un'esperienza superiore. È come se fosse una storia fatta di micro situazioni, no? Non sono, ecco, non sono stagnanti queste situazioni, ma tutte insieme si contaminano e leggerle su carta produce un'altra attenzione. Tra l'altro, la prima edizione, i primi albi che avevamo pubblicato in autoproduzione avevano una pagina libera a fianco, perché mi piaceva dare proprio 2 pagine a una vignetta, no? Perché ritenevo ci fosse ancora più bisogno di importanza. Questa cosa è stata eliminata in progetto nella versione della BAO. Io pensavo lì per lì che questo avrebbe compromesso la leggibilità, e invece l'ha trasformata e l'ha riportata a quello che succede, un cambiamento continuo ritmato solamente dalla parola fine. Quindi la parola fine diventa proprio strumento narrativo, non è più una gag per cui è nato, che succede una cosa, succede il contrario, fine, e fa ridere già il fatto che è finito così tra le mani una cosa, no? Lì diventa proprio ritmo. Alcune vignette durano 4 o 2 pagine magari, però diventa proprio ritmo. E questo un paradigma diverso dai singoli, la somma, per leggere la somma occorre leggere Scarabocchi, tutti assieme. Infatti, oggettivamente sì, la lettura nel volume ti richiede più tempo, richiede tra virgolette più impegno, no? Anche rispetto a magari trovarsi così anche in treno, magari a casa, seduto sul divano, in bagno, no? A muovere lo schermo di Facebook, esce la vignetta, la leggi, ok, perfetto, l'illustrazione va bene, però il volume invece richiede un tempo, anche una diciamo, lasci decantare certe cose, è tutto diverso, è molto più ritmato. A posteriori, ora che li stai raccogliendo, ora che li stai, hai avuto anche sicuramente, penso, modo di rileggere le varie vignette che ci sono all'interno, riesci a trovarci, tra virgolette, un filo conduttore che poi magari è quello che ritroviamo nell'onomatopea che tu utilizzi, come anche negli altri casi, facciamo vedere, Certo. no? Crack, e mi ricordo che quando parlammo di crack, dicesti che forse in quel momento era successo qualche cosa che quel titolo, ecco, riusciva a rintracciare, riusciva a essere collegato. Anche in questo caso c'è qualche elemento delle storie, delle illustrazioni, delle vignette singole che ci sono all'interno che ti portano alla scelta del titolo stesso? Non direttamente, però anche lì, banalmente, essendo estremamente evocativi, poi quando tu scegli una cosa, un simbolo, poi ti accorgi che dietro la scelta è veramente ridotta. Ecco, al massimo puoi scegliere qualche cosa che non ha attinenza col titolo precedente per non fare confusione. Ecco, forse questo. Perché poi scelgo quelle che mi attirano, amo tutte le onomatopee, però scegliendo quale raccontare la sequenza, sto anche comunicando qualcos'altro. Poi sono comunicazioni, sembrano, uno dice: oddio, cosa sta comunicando? Sono una sequenza di. Quando lavori con poche cose, ti accorgi, soprattutto fruendole. Ecco, è necessario fruire. Ecco, uno dice: non so dove, diceva che per Scarabocchi bisogna non digerirli, ma bisogna comunque elaborarli. Ecco, che a me è capitato con tanti fumetti. All'inizio mi trovo di fronte e dicevo: mio Dio, cos'è? Occorre imparare una grammatica anche in maniera veloce, istantanea, perché si emancipano immediatamente i scarabocchi, però in effetti occorre vederli, leggerli, spiegarli, è proprio frustrante, no? Anche perché, ecco, il filo rosso c'è, nel senso che non c'è un filo, continua a non esserci mai. Questa assenza chiaramente diventa una presenza, diventa una cosa classica in cui non ti perdi continuamente, non trovi mai un segnale, una cosa che porta a un altro. Personaggi tornano, una cosa che amo nei Scarabocchi in un'opera del genere, non parlo, quando parlo, amo gli Scarabocchi non parlo della mia opera, ma della forma che ho scelto, ecco. Questo mi interessa, no, perché sennò sembra uno si sta semplicemente qui a lodarsi, che non è proprio il caso, ma è quella di non avere un ritmo, di poter tradire, ecco, un pensiero. Perché molto spesso poi li avvicinano alla filosofia, alla poesia, banalmente quelli più toccanti. In questi altri campi non si può fare quello che si fa con una narrazione pura. Scarabocchi sono una narrazione pura. Io posso dire una cosa, metterla in bocca a un personaggio, e nella vignetta dopo, nella strip dopo, dire l'opposto. Quindi avere un momento che poi sono i ritmi del fumetto, no? Avere un momento di tranquillità e la vignetta dopo invece è defragante, viceversa. Oppure creare una statua di quiete in 4-5 vignette e farle saltare per aria dopo vignette, altre vignette. Quindi questi ritmi sono fumetto, tutte assieme, non saprei come dirlo.
Ecco, tutti insieme producono un'altra cosa, come metti in fila delle cose che hanno senso perfetto fra di loro, ma messe tutte insieme diventano un'altra cosa. Ok, la scelta di questa onomatopea, così a cosa la vogliamo ricondurre? A quale emozione, a quale stato? O semplicemente hai chiuso gli occhi e ne hai tirato via una fuori così? No, fui è una sorta, no, come lo pensiamo, una sorta di anche superiorità morale, fui, no? Una cosa, Sì. figurati, oppure anche una cosa piccola. Poi una cosa che faccio nelle copertine è non mettere mai in relazione il titolo con la vignetta, quindi non è proprio didascalico. Di solito sono proprio già perché è proprio copertina, quindi già spiega quello che succede. Una cosa è l'esatto contrario sotto, no? Quindi c'è una cosa deflagrante, magari sotto una cosa poetica e viceversa. Beh, se Poi guardiamo a mi questa piace. copertina qui, c'è, come dicevi tu, questa superiorità e poi c'è chi occhi grandi che hai e per piangere meglio. Quindi già abbiamo questo contrasto, no? Quindi sì, giusto per, anche per chi non ha ancora avuto modo di prenderlo o di recuperare i vari volumi. Qual è stato il riscontro che hai avuto? Parlavi prima di questi fan della primissima ora degli Scarabocchi o di tutte le persone che nel corso degli anni, almeno fino al 2018, ti seguivano online, quotidianamente, sulla tua pagina, sulle tue le pagine social. Che tipo di ritorno hai avuto? Perché ho visto qualche giorno fa, hai condiviso anche delle storie in cui comunque c'era un riscontro per quanto riguarda le vendite, che è sicuramente importante. Noi ricordiamo che non è detto che un like su una pagina social automaticamente diventi un acquirente, ovviamente questo no. Quindi il riscontro economico penso che ci sia un riconoscimento. Da parte invece del contatto con quel pubblico di cui abbiamo parlato prima, invece che tipo di riscontro stai ricevendo? Ma una cosa che mi ha emozionato è il fatto che le persone li comprino tutti, li cerchino e li aspettino. Perché parliamo, io parlo di un'opera unica, no? Ma non c'è percezione nella fruizione di questa cosa. Uno può prenderlo, aprirlo a caso e leggerlo, qua, la prima, l'ultima pagina, terza pagina, saltare un volume. Quindi non c'è necessità immediata di averli tutti, non continua nel prossimo libro, non c'è una prospettiva. È proprio una, però probabilmente questa cosa funziona, leggerli in fila, volerli tutti. È una cosa che perché al sesto volume si dovrebbe cominciare a perdere invece che guadagnare lettori, no? Comincia a essere una cosa. Magari poi uno, come capita a me da lettore, li recupero più là, no? Li faccio uscire 5-6, esce una serie nuova di Tezuka, la lascio lì, quando sta il sesto lo compro. Non è che ho l'urgenza di prenderli Certo. me, almeno alla mia età, cioè piccolo sì, come usciva ero appostato così alla serranda. Però questa è forse la prima cosa che non mi aspettavo, ecco, ad avere una fidelizzazione. Di questa cosa da questo punto di vista. Poi mi arrivano una serie di mail, sarebbe interessante pubblicarle, però a volte sì, le persone si capisce perfettamente il gioco perché molto spesso vengono raccontati giustamente come fumetti nichilisti, violenti, forti, con linguaggio forte, ma quello che arriva al lettore è proprio quello che succede. Forse è tutto tranne quello, ecco. Non, è difficile che uno mi scriva perché dica: ah, cazzo, leggendoli mi sono incazzato di più, leggendoli ho provato una ferocia. No, è proprio l'opposto, in quanto secondo me la definizione che dicevo anche l'altra volta, forse quella di Trabacchini, la sera Trabacchini, credo dalla seconda introduzione, dice che non sono fumetti cinici, ma tutt'altro sono fumetti empatici. Secondo me, la prima cosa che arriva è l'empatia, capire quello che succede, perché succedono certe cose. Chiaramente rimangono sempre, questo lo dico sempre, in mente più le vignette che parlano magari di suicidio, di temi che, perché questi temi secondo me vengono trattati pochissimo nella letteratura. Mi fanno sempre questa domanda, per esempio, ma il tuo rapporto con Dio, no? Perché emerge, è pieno di vignette su Dio. Certo. E, chiaramente io faccio parlare i personaggi, non sono lì a tavolino, dico oggi faccio una vignetta su Dio, oggi la faccio sull'incomunicabilità tra marito e moglie. Però sono tante. Però d'altra parte mi chiedo, cioè noi viviamo in Italia, no? La patria di Dio. Abbiamo una cultura, anche per chi è ateo, chiaramente, no? Una cultura, siamo invasi Certo. dall'idea di religione, no? In maniera negativa o positivissima. È strano che non esistano fumetti che parlino del rapporto tra una persona e Dio. Anche il totale rifiuto, il totale rinnegazione, cioè da questo punto di vista. C'è un'assenza di fumetti spirituali, e spirituali intendo veramente una persona Chiaro, chiaro. preacher, ecco, preacher di Cartemis intendo. Esce all'estero, preacher, in Italia non esce, quindi quando parlo di questo non dico di fare la Bibbia a fumetti, ma anche il Necronomicon, però non lo fa nessuno. Cioè questo è un aspetto tra quelli che secondo me rimane più qui a chi legge gli Scarabocchi, cioè parlano di Dio.
perché secondo me però non è tanto merito nostro quanto colpa, quanto assenza negli altri. No, una cosa che dicevi giustamente prima era, parlavi di empatia. Io quando ne parlo con gli amici, sia anche quando ne parlo qui su Bettista, ho avuto modo di recensire tutti i volumi che sono usciti. Uno degli aspetti più belli della lettura di questi scarabocchi, al di là, come dicevi tu, anche la possibilità di poterlo, così all'improvviso ti siedi, apri, leggi 3-4 pagine, salti, no? Quindi non c'è un ordine, una scansione cronologica, è la capacità di far riflettere, cioè la capacità, ora ne stiamo parlando appunto per quanto riguarda il suicidio, per quanto riguarda Dio, ma anche altri temi come il pessimismo, il rapporto con la famiglia, la scarsa comunicazione, comunicabilità tra marito e moglie, tutti questi temi che, riportati da questi scarabocchi, da questi personaggi, ti lasciano e ti danno, no? quella cosa che ti resta in testa e che ti porta poi a riflettere. Ed è quello forse l'aspetto più bello, ovvero una forma fumetto che è istantanea, immediata, come dicevi tu, 2, al massimo 3 vignette, poche battute, però che ti lascia dentro tutta una riflessione, che ti dà il là, ti dà lo spunto per una riflessione, che poi è quello che, mi permetto di dire, è la grandezza degli scarabocchi di Michael Mico, al di là delle battute fulminanti che ti fanno ridere, al di là anche del gioco molto spesso, no? Con le parole che tu fai, che ci giochi, monti, smonti e quant'altro. A me la cosa che più piace ed è veramente questo viaggio, che io spesso definisco introspettivo, dove tu non leggi solamente una vignetta fulminante, che magari ti farà anche ridere per il contrasto, per i toni molto forti, ma proprio per la capacità che ha di lasciarti quell'amaro, diciamo così, in bocca, che però ti porta a dire perché sto così. Ed è quello, credo, che sia l'aspetto più bello che renda poi anche la lettura di una sola pagina. Assolutamente. Vabbè, quando hanno portato in scena Scarabocchi in due, la stessa compagnia ha fatto due lavori sugli Scarabocchi. Uno sono gli Scarabocchi, una drammaturgia di tutti gli Scarabocchi messi in fila, di una selezione chiaramente, e un'altra invece proprio il Papa di Dio portato in scena, anche se lì rimasterizzato in forma temporale. Però quando uscivi dallo spettacolo, questo volevo arrivare, vedevi proprio le persone uscire in due maniere. Chi usciva ridendo, usciva con un senso di colpa del ridere, perché aveva visto delle cose che dicevano, ho visto di cose di cui non dovevo ridere. Chi usciva devastato, invece, c'era gente che usciva proprio con la faccia così, magari distruttissima, non depressissima, però aveva lo stesso spaesamento perché diceva, quella cosa lì doveva far ridere. Ecco, questo fatto che tu non trovi mai quello che ti aspetti, per me è il monumento a quello che io cerco come lettore, non tanto come autore, come lettore. Quando ho qualcosa di fronte, voglio che quella cosa dica: no, ma com'è possibile? No, ma aspettavo tutt'altro. Quella sorpresa lì, nei Scarabocchi diventa bandiera, ecco, quella ricerca di questa cosa qua. Sì, perché non sai cosa trovarti. Potrebbe esserci, anche quando giri pagina, ora restiamo ovviamente nel volume, in questo sesto, ma anche nei precedenti volumi di Bao. Tu giri una pagina, ma non sai cosa aspettarti. Sarà Certo. qualche cosa di fulminante che mi farà ridere, sarà qualche cosa che mi creerà quel disturbo che mi fa un po' come andare c'è la sedia scomoda, che ti giri perché sono scomodo, no? E quindi questo è sicuramente l'aspetto più importante ed è più bello. E mi permetto di prendere in prestito. Interessante, mi hai fatto pensare, interessante questo, non ho fatto mai un test di chiedere come li vengono letti, ecco, questo non lo so. Se uno lo apre e lo legge tutto il libro in sequenza, come mi capita a me con Mago Wiz di Johnny Hart, oppure se lo seleziona a pezzi, oppure se vuoi leggerlo tutto a un certo punto ti devi fermare, poi lo riprendi in un altro momento. Questo sarebbe interessante, possiamo chiederlo in futuro anche se qualcuno. Perché questa cosa qui invece a me è oscura, ecco. No, questo io posso dirti che per deformazione, ma anche diciamo, per lavoro, mi ritrovo a rileggere tutti quanti insieme, però spessissimo mi capita di prenderne qualche pagina o di riprendere così a caso e quindi poi sì, però diciamo, la prima lettura che faccio di questi volumi è completa, quindi vado dal primo all'ultimo e riesco comunque Me lo appunto. sì, no, è quell'oretta quel tempo che dedico e che mi piace veramente tanto. Ti dicevo allora, la cosa bella di questi volumi, al di là del design sempre bellissimo, curatissimo, che mi piace
davvero tanto, anche l'oggetto estetico in sé è veramente quelli da collezione, perché poi in realtà noi siamo lettori, ma ci piace anche essere Certo. collezionisti, quindi questo diventa importante. Sono le prefazioni, le introduzioni che di volta in volta, ma mi permetto di chiederti, ma li scegli tu diciamo, gli personaggi oppure sono coinvolti così un po' a random a caso dalla casa editrice? Allora, il primo, no, li scelgo io in questo senso, nel senso che vado alla Baudo in questa cosa sono pazzi, mi fanno fare tutto a me, nel senso che loro mi dicono le cose che non so fare, che sono tante, non sono poche, però hanno un rispetto enorme di come funziona, anche perché secondo me capiscono che se sposto una pagliuzza crolla tutto, quindi ci sono delle cose molto delicate, sono molto, da quel punto di vista mi danno tutto quello che non ho. E niente di quello che già quello che non mi serve non si preoccupano. La scelta, per esempio, il primo è stato Adriano Ercolani, perché Adriano Ercolani, che adesso è famosissimo, cioè lo conoscete tutti, scrive per 1000 blog, giornali, riviste, è tutto, è un pensatore. Ha iniziato, era un amico di Lorenzo, innanzitutto del liceo di Lorenzo Corno. E Lorenzo da sempre dice: devi scrivere, insomma, è una penna, no, intellettuale incredibile. E Adriano ha deciso di scrivere, ha aperto il blog quando ha conosciuto Scarabocchi, che era pochissimo, da poco, e il primo testo che ha scritto, il primo post di Adriano è proprio su Scarabocchi, che mi ha spiegato che lo stavo facendo solamente delle stupidaggini. E quindi Adriano è proprio, diciamo, il Breton di questo surrealismo nuovo, no? E quindi è iniziato con lui chiaramente. Poi c'è Trabacchini, che siamo amici da sempre, che è uno che gli chiedo come funzionano i fumetti. Non, di solito le spiego io, non so se fai Trabacchini, è uno che gli chiedo come funzionano, e quindi c'era lui. Poi adesso ho paura di saltare. Poi altri però invece sono venuti in corsa, tipo Colapesce, l'ultimo, Sì. l'ho scoperto essere un mio fan incredibile. Questa cosa mi ha sconvolto. Molti siamo andati amici, lo stesso Andrea De Logu, che è il numero Andrea. uno, lei comprava già i volumi in autoprodotti, quando era autoprodotti. E quindi siamo conosciuti così. Ecco, siamo conosciuti prima da Bello. lontano, poi siamo conosciuti di persona. Quindi o degli amici che hanno imparato, che hanno scritto poi Scarabocchi, o gente che ha scritto Scarabocchi e poi siamo diventati amici. Questa è la sequenza. Poi ognuno ha chiesto delle cose differenti senza chiedere nulla. Cioè, perché poi alla fine, scegliendolo, ognuno ha parlato di cose che compongono un discorso su Scarabocchi e su questo tipo di Certo. fumetto. Per esempio Lorenzo ha parlato, ecco scusa, Lorenzo ha raccontato il segno, che è una cosa particolare. Lorenzo è un Io esperto. proprio una cosa parlavo di leggendo appunto la prefazione di Colapesce, questo è l'ultimo volume. Lui parlava, diceva a un certo punto, quando di Scarabocchi, dice il loro significato apparentemente confuso corrisponde a un significato di massima libertà. E se pensa alla parola libertà, penso anche alla parola, alla volontà che tu hai di raccontare, di trattare, maneggiando temi come Dio, come il suicidio, come il pessimismo, la morte e quant'altro, con la totale e completa libertà, cioè proprio come, come dire, senza filtro, cioè quello che i personaggi hanno la volontà di dire e di raccontare, quello fanno. E credo che in questa frase, cioè lo scarabocchio come segno inteso appunto come segno di libertà, come espressione di massima libertà, credo che sia la frase che meglio inquadra, il concetto che meglio inquadra quella che è la tua opera omnia. Tu hai mai, trovavi corrispondenza con quello che hai scritto Colapesce e come hai vissuto ovviamente, come vivi ogni volta che senti chiamiamoli, questa spiegazione tra virgolette dei tuoi scarabocchi? Ma guarda, quello che dico alle presentazioni, alle chiacchierate che facciamo come questa, la maggior parte sono cose che non ho scoperto da solo, tutt'altro, perché sono occupato a scrivere, non a capire perché scrivo, ma sono proprio cose, indicazioni e luci che mi hanno dato loro. Molto spesso mi ritrovo a ripetere cose che mi hanno detto, come quella che ho detto di fumetti empatici, la definizione più perfetta, non sarei riuscito, più perfetta per me, più funzionale a quello che faccio. Sì, quindi mi sono rimasto sempre sorpreso da quello che mi hanno scritto. Avrei potuto anche contrattare, nel senso, magari, che ne so, c'è della musicalità nei Scarabocchi, non l'ho mai fatto e sono sempre stato sorpreso. Questo è anche commovente, perché sono proprio atti d'amore, ecco, sono persone che hanno scritto proprio con piacere. E poi molto spesso: ma ti piace, posso cambiarlo, se lo vuoi, è un'emozione. Di solito uno, ok, te lo faccio, te lo mando, poi te lo prendi com'è. Invece no, c'è stata una cura in attesa, anche da quel punto di vista, da persone che a volte nemmeno conosciamo proprio, di come l'ha raccontato, per sbaglio. Secondo me, alla fine di queste opere, cioè andando in là, si scriverà anche
tramite queste introduzioni un discorso su un certo tipo di fumetto, su un certo tipo di linguaggio all'interno di un linguaggio infinito che è il fumetto. Quello è interessante dal punto di vista proprio, secondo me, scolastico, ecco, è proprio un discorso su certi tipi di segno che per me, io dalla mia infanzia, per me, vedere, dico sempre Alex Raymond perché è il più diretto, Tot o Otomo, i palazzi di Otomo, e vedere i palazzi di Bozzetto in vita e scatola, per me è sempre stata la stessa emozione. Nel senso, non mi sono mai soffermato a dire, oh no, incredibile questo, incredibile quest'altro, questo sì, mi diverte, ma non è. Per me è sempre stato chiaro. Mi accorgo che non è così per tutti, soprattutto vengono sottovalutati certi tipi di segni, nonché certi tipi di linguaggi, di dialoghi, quindi secondo me questo è utile anche per fare una mappatura di quanto possa funzionare questo tipo di linguaggio, perché fumetto è semplicità, fumetto nasce semplice, quindi secondo me l'esplosione più potente e più immediata ce l'ha proprio nel raccontarti con pochissimo. Poi dopo si arriva a Winsor McCay, si arriva, tu pensa, Winsor McCay all'inizio, ma ci si arriva dopo, si arriva a Otomo, si arriva a Masamune Shirov, tutta gente che adoro. Però sapere che uno può disegnare veramente con gli omini, quelli che faceva fare la mamma scozza lì con gli omini a stecco e faceva delle animazioni, che già funziona così, se dietro c'è un'intelligenza, c'è un linguaggio, c'è un'intelligenza. Certo, no, no. Quello per me è entusiasmante. No, no, ma assolutamente. Io dico sempre che la lettura degli Scarabocchi, ma in generale la lettura di questo tipo di fumetto così, è sempre, c'è bisogno di un'educazione, cioè tu devi, tra virgolette, educare il fruitore, il lettore a questo tipo di racconto, a questo tipo di storia, anche proprio alla decodificazione. Un pochettino come molto spesso ci sono la lettura dei Peanuts di Schultz, no? Anche lì, quattro vignette, poche illustrazioni, ma lì c'è l'essenzialità, cioè là ci trovi la perfetta realizzazione di quello che è il fumetto, però l'essenziale che ti racconta storie che poi ti lascia andare. E anche nel tuo caso, nel caso tuo, ovviamente c'è proprio la necessità di decodificare, ed è quello forse l'aspetto più importante. Quando prima parlavi di scolastico, sì, cioè bisogna far crescere un pubblico, abituare il pubblico a questo tipo di letture, quindi non fermarsi a quella che magari può essere la battuta così fulminante o altre piccole cose che ti fanno. No, è così, è così. Peanuts proprio sono l'esempio di come si possa raccontare l'universo dal cortile di una casa, no? Quanto un cagnolino seduto su, da come si siede sulla, cioè non è, lì non si, oh, siamo oltre il disegno inteso nella maniera più banale che esiste, nonostante sia completamente un miracolo il segno dei Peanuts, però proprio da come tu siedi un cane su una cuccia stai raccontando un mondo piuttosto che un altro. Proprio un esempio no, calzante, è una bandiera di questa cosa qui. In apertura del volume leggo sempre questa frase, sorta di disclaimer, chiamalo così: questo libro non contiene bestemmie e atti di violenza, ma solo loro rappresentazioni. Rappresentazioni messe in pratica non dagli autori creatori, ma dai loro personaggi. In caso vorreste condannarli e incarcerarli, avvertiteci pure, vi disegniamo una galera ad hoc. Quindi, sin dall'inizio c'è questo distacco, no, tra autore e quelli che sono i personaggi, quasi come una sorta di dichiarazione, un manifesto programmatico, e dire: guardate che quello che leggete non è un pensiero mio, ma bensì è dei personaggi che vanno in scena. Nel corso degli anni ti è mai capitato di censurare qualcuno di questi personaggi, o c'è stata, come dire, sempre un'apertura totale nei loro confronti? Spesso sì, ma per noia solamente. Per noia perché mi è sembrato che non dicesse una cosa, allora sì. Anzi, quello succede abbastanza frequentemente. Per il resto no, poi chiaramente sono cambiato. Probabilmente leggendoli uno si accorge veramente che io li scelgo, non li scrivo, veramente, li scelgo dai personaggi. Però anche sceglierli è un atto. E forse è come essere un DJ, no? Mi appaiono i dischi, io li metto sul piatto. Quella selezione. Se io cambio, cambierà probabilmente anche la selezione, quindi forse scopriremo che sono cambiati molto. Me, dal punto di vista mio, no, dal mio meccanismo. No, io censuro solo se una cosa, ecco, più che altro se una cosa mi interessa, potrei non metterla, cavolo, sono migliaia, cioè non è che serve. Beh, una cosa interessante di Scarabocchi è che non hanno una committenza reale, sono troppi. Il problema da Bao dice quando li pubblicheremo, come facciamo ad arrivare ai lettori 30 volumi? Non si può già. Sono esagerati, sono proprio un errore anche da questo punto di vista.
quindi non ho nessun motivo di dire vabbè, questo non lo metto, mi piace, ma non lo tengo a casa. Eppure se una cosa mi interessa, penso, ecco, totale rispetto verso gli autori, verso i personaggi, secondo me è il segreto di questo tipo di fumetto. Hanno piena soddisfazione i lettori e l'autore e gli editori se sono soddisfatti i personaggi. Quando cominci a dire questo non lo deve dire, questo non lo può dire, questo non lo capiscono, questo per esempio è una cosa interessante. Con Scarabocchi ho scoperto che capiscono tutto, cioè i lettori. I lettori non sono stupidi, possono anche fare palestra. Molti lettori all'inizio arrivano e dicono ma cos'è, anche a volte in ferociti si trasformano poi in fan o comunque capiscono, poi fan, entrano nel discorso, nel modo di capire questa cosa qua. E quindi non ho avuto motivo di non raccontare tutto. Non ho avuto proprio un motivo. Nessuno si è arrabbiato, nessuno si è offeso, e questa è una cosa pure strana, l'ho studiata. Questa l'ho studiata dopo. Sì, perché poi la gente si arrabbia per nulla, se tu ti guardi intorno, le persone vengono solleticate a volte per cose no, chiaramente proprio innocentissime, almeno nelle intenzioni, eppure... poi Scarabocchi, no, adesso forse nel prossimo libro mi sono accorto che alcuni... Ecco, forse l'unica censura c'è in questo senso che alcune parole, se uso delle parole, se messe sui social vengono cancellati. Per esempio c'era una vignetta sui gay che era un manifesto, in realtà proprio una delle più amate, nel ripostarla, perché poi le riposto la sera ogni tanto, qualcuno l'ha segnalata per violazione, perché c'era una parolaccia in quel senso, e l'hanno tolta, nonostante fosse stata su Facebook, e amatissima, cioè proprio innocua. Ecco, allora, il lettore del gioco lo capisce, a volte cioè, l'algoritmo di Boris, che ti della potenziale, forse in quel caso magari mi rivedrò a doverle pubblicare alcune. Però, ecco, quella è una censura di fatto, insomma, cioè nel senso che sta lì e non si può evitare. Però non c'è nessun altro tipo di modo di boicottare le parole dei miei personaggi per me. Come nasce un'illustrazione, uno scarabocchio di Michael e Mirko? Come vi organizzate nella realizzazione di questi scarabocchi? Il processo, diciamo, creativo, no? Che c'è nella realizzazione di quello che poi quotidianamente leggiamo. Anche lì non c'è un metodo, però diciamo, a volte nascono dal testo, a volte nascono dal disegno. A volte mi piace proprio disegnare una sedia e dire adesso cosa succede a questa sedia. Queste sono le due macro-categorie di come nascono gli scarabocchi. Quelli che butto di più, i disegni da rifare sono per i testi sempre, per come sono disegnati i testi. Anche lì non uso la matita mai, anche se potrei di massa dare una traccia, proprio perché proprio il segno è talmente... Se non, sai quando un disegnatore dice ho fatto questo disegno a matita e non riesco a rifarlo a china, no? Quella freschezza, quella cosa di chiunque, quando vedi le matite sono sempre più belle delle china, anche se sono fatte di getto. E questo scarabocchi rimane, nel senso che devo farlo senza rete, salti solo senza rete. Peraltro non sono mai seduto al tavolino a disegnarli, non c'è il momento, magari a volte mi siedo, non succede niente, a volte ne faccio 30, a volte arrivo con delle idee che mentre guido, cose così, a volte invece le devo costruire facendo ragionare più personaggi. Solitamente metto due personaggi in una situazione normale, nella prima vignetta, e aspetto che succeda qualcosa. Mi sorprendente, e quella diventa sempre diventa la seconda vignetta. Questo forse è il meccanismo, l'attesa. Poi amando molto il teatro, il fatto del vuoto, del silenzio, è una cosa per me entusiasmante. Sia molto spesso anche per motivi di leggibilità, paura dell'assenza di testo, no? Il Papa di Dio è un libro che banalmente costa tanto, perché è un librone costosissimo, costa poco per l'edizione, però è molto costoso, e si legge mezz'ora. Te lo puoi leggere veramente in libreria, non dovrei dirlo, ma è così. Ed è un suicidio commerciale, dovrebbe essere. Lo leggi, magari ti piace, ma non è che te lo devi comprare per forza, no? Rispetto, che ne so, a un fumetto. I fumetti di lettura sono come quelli Bonelli, fighi, che tu ti fai anche un viaggio in treno, no? Cioè spendi 2-3 euro, 4 euro, quello che costano adesso, e c'è quel tempo di lettura. È difficile permettere a un Bonelli di avere tante pagine vuote, insomma, c'è una richiesta precisa in termini di quantità.
di informazioni. Nei scarabocchi questa cosa non succede. E però qui silenzi, secondo me, come a teatro, sono lunghissimi. Se tu metti una sedia vuota su un palcoscenico vuoto, tu non stai lì a dire cominciamo, ma stai lì così ad aspettare che entri qualcuno. Esatto. O che si sente una voce, quell'attesa lì l'ho riportata. Forse la prima volta che ho capito la potenza dei silenzi è stato con Bozzetto, con Western Soda, lo dico sempre, che è un film che ho visto da piccolo, che mi ha entusiasmato immediatamente, e ci sono quelle pause incredibili, o quei cavalli che corrono all'orizzonte, che galoppano piccolissimi. Quella cosa è sicuramente una delle cose più grosse che ho scippato. Beh, andrebbe studiato a questo punto, proprio a livello di marketing, come gli scarabocchi o in generale la loro vita possano essere la meno editoriale possibile, e intanto però riescono ad avere un seguito anche dal punto di vista di vendite in cartaceo, quasi anche parlando con te adesso, no? È un suicidio portare su carta quello che c'è disponibile su internet. Siamo al sesto volume, certo. E l'onda è ancora, non abbiamo ancora, non si è ancora conclusa. Magari ora ne parlavi giustamente della tua opera precedente con Bao Publishing, un volume che dice beh, se lo ti metti in libreria, te lo leggi e te ne vai, poi invece comunque ha avuto un successo. Quindi, come dire, gli scarabocchi, anche a livello di contenuti, magari di forma e quant'altro, possono rappresentare l'opera meno, no? Forse l'azzardo più grande che una casa ci possa fare, e invece però ne stai avendo assolutamente ragione. Credo che sia la meccanica della poesia, no? Che tu prendi anche un libro di poesia, te lo puoi leggere in 10 minuti, però certo, assolutamente. Si distruggerebbe, probabilmente scarabocchi quel perché poi il Papà di Dio invece lì i tempi l'ho chiesti, e ci sono persone che l'hanno letto in 10 minuti di corsa, tipo, e poi sono fermati e l'hanno riletto, che secondo me la vera lettura di un'opera è la seconda volta. La prima è proprio uno sbirciare, anche se lo leggi con calma. Guarda, fatto No, dimmi, scusa. No, figurati. Altri invece l'hanno letto a pezzi, l'hanno lasciato sul comodino e leggevano 2-3 capitolini alla volta, che sono brevissimi, però ti lasciano tantissimo, probabilmente, se no non funzionerebbero. Quindi lì anche i tempi sono diversi. Se fosse un film sarebbe diverso, proprio di Dio sarebbe una cosa che io stabilisco quanto tempo tu devi stare in una stanza, certo. Quanto tempo tu devi stare a guardare una cosa. Nel fumetto è entusiasmante perché tu aiuti, personalizzi l'idea di fumetto che è il fumettista, tu aiuti la persona rimanendo un tot piuttosto tanto tempo meno su una vignetta. E quindi questo sì, funziona perché non è una truffa, ecco. Non è secondo me funziona perché ecco, è una cosa onesta. Se no non funzionerebbe. Magari puoi imbrogliarli tranquillamente all'inizio, 1, 2, 3 volumi, poi dopo questa cosa si perderebbe. Invece se continua, perché è come sostengo che sia reale e vera la cosa, no? Assolutamente sì. Mi hai fatto l'esempio dei libri di poesie, è così, non ci ho mai pensato, però oggettivamente è la cosa più vicina ai volumi dell'opera omine di scarabocchi, perché tu hai una serie, il libro di poesia lo puoi leggere per intero, oppure semplicemente una sera prendi il libro, stai lì, te ne leggi un paio di pagine e riesci comunque ad avere quella completezza e quella, come dire, una restituzione, una soddisfazione nella lettura assolutamente, esatto, bello, come è bellissimo, è perfettamente calzante come paragone, come esempio. Vi chiedo a questo punto, cari Michael e Mirko, le opere nascono con il rosso, hai mai pensato di cambiare la forma, o è un tipo di formato che invece secondo te funziona solo in quella dimensione lì? Ormai i scarabocchi sono il rosso, non si può emancipare da questa cosa qua. Però l'abbiamo cambiato, cioè, c'è stata un'inversione, per esempio del Papà di Dio, il suicidio ispirato a mio figlio, quel libro nero, dove la linea è rossa, lì mi serviva questa pesantezza, questo tipo di eleganza anche, per parlare di quel tema lì. Gli altri invece, quelli umorali, quelli più esoterici, non lo so come definirli, sono come il Papà di Dio, sono linea rossa sul bianco, perché mi sembrava il modo migliore per raccontare la divinità. Una linea velocissima, semplicissima, rossa, strana, anche su un bianco. Il bianco per me lo identifico con la divinità in assoluto. È lo stesso, io ho fatto quando mi sono sposato, cioè un libro, Bomboniera, abbiamo fatto una storia a fumetti, che anche quella è bianca e rosso come il Papà di Dio, cioè linea rossa su foglio bianco. Non posso cambiarli adesso, cioè non avrebbe senso. Ecco, per esempio su Hobby Comics
per questioni, abbiamo usato il bianco e il nero perché non, e funziona, però non sono gli scarabocchi. Sono due forme diverse. Sì. Sì. Approfitto per chiederti una cosa. In fase di raccolta dei volumi, prima dicevi che magari avevi cambiato qualche cosa per far quadrare, per far funzionare anche meglio, no? La pagina, la distribuzione all'interno del volume stesso. Hai mai sentito l'esigenza così di buttarci, rileggendo le precedenti illustrazioni, qualche illustrazione nuova che magari potesse completare una sequenza, oppure ti sei attenuto fedelmente alla riproposizione di quello che hai No, fatto no, online? dal punto di vista ho lasciato così. Anche perché non, di solito uno quando rilegge una cosa, poi sono cose fatte esteticamente anche anni, 20 anni fa, le prime. Molto spesso non reggono nel tempo le cose, anche, magari per l'autore, per il lettore magari sì, ma per l'autore no. Invece io non ho, questo estraniamento non ce l'ho avuto mai, probabilmente perché non ho mai cercato niente, gli scarabocchi. Quindi quello ce l'hai quando tu vuoi ottenere qualcosa. E poi a rivederlo dici no, però per ottenere quello dovevo fare quest'altra cosa dall'alto della mia esperienza fu no, di ora. Invece questa cosa, questi miracoli, queste non cercare mai nulla funziona sempre dal punto di vista, cioè una volta che è messo lì funziona e non ho avuto nessun bisogno di revisionare nulla, di dire no, questo lo posso togliere, perché poi certe cose si parlavano. Alcune vignette che per me erano un po' più scialbe funzionavano perfettamente insieme a quella del giorno prima, quella del giorno dopo, a quell'altra e dava una potenza che altrimenti, perché poi se no dovresti anche mantenere un registro necessario, quello di sorprendere enormemente tutti i giorni. E invece nei scarabocchi questo da sempre, se tu vai a vedere anche la pagina, a volte trovi che di solito le pagine hanno, non so, un range che va, che ne so, una pagina successo c'è cioè 3.000 mi piace e vanno fino a 7.000 quello meglio riuscito. Gli scarabocchi a volte capita che c'è 10.000 mi piace e quello dopo ce n'ha 100. C'è una forchetta enorme che capisco perfettamente, che non vuol dire che quello che è altalenante la qualità. Vuol dire che sono cose che arrivano immediatamente e cose invece che arrivano dopo. E questa forchetta, quando va su carta, si restringe e si appiattisce. Da quel punto di vista è tutto fila. E tanti temi invece, per esempio, tante vignette che uno preso a sé nel mare di internet e possono dire ma di cosa sta parlando questo, anche a livello di tematiche, messi tutti insieme capisci cosa stai raccontando. E quindi funziona talmente bene che dovrei forzarmi, violentarmi per cambiare qualcosa. Okay. Ho tenuto qui da parte Meta Farri Show che ci diceva: hai mai fatto storie lunghe? La risposta è sì, sono state citate prima, il papà di Dio, il suicidio espiato a mio figlio, quindi ci sono state storie più o meno lunghe che sono andate ovviamente oltre quella che è l'illustrazione singola che appare sui tuoi social. Mi permetto di dire che la cosa più bella, la volontà, il coraggio, ormai sei riuscito a creare un tuo linguaggio nel quale ti muovi perfettamente, e lo riesce a portare anche in altri progetti. Io ho qui, lo faccio vedere, il Color Fest di qualche mese fa, dove per l'appunto c'è una tua bella storia. Ecco qua, facete giusto qualche pagina così. Com'è stata l'esperienza su Dylan Dog? Ma in generale, quando tu abbandoni gli scarabocchi per cimentarti in progetti diversi, come magari può essere stato il Papa di Dio, come questo con Dylan Dog, come ti approcci, come vivi questa nuova esperienza? Allora, Dylan Dog scriverlo per me è molto facile perché sono stato un lettore della prima ora e soprattutto quel tipo di narrazione di Sclavi e Tempi per me è stato incisivo. Sono delle cose che mi hanno cambiato. Una, per esempio, delle cose che io, il male, l'episodio Il male, uno dei primi episodi, forse il 25, non mi ricordo il numero era, però i primi 30, l'avevo letto a casa di questo amico mio perché non lo compravo, Dylan Dog, non me lo facevano comprare. Eravamo in un pomeriggio di nulla facenza, non so che età avevamo, eravamo giovani, e mi leggo questa storia terrificante, ma avevo letto Splatter, insomma, avevo letto altre cose, non era quello. Però finiva, il male finisce, che c'è questa cartina dell'Europa, insomma, il male vince. Ecco, e io un fumetto seriale dove finiva tutto e il male aveva trionfato sul mondo, non l'avevo mai capito. E mi ha lasciato un senso, un'angoscia mostruosa. Poi, vabbè, mille storie. Quindi è stato un po' formativo, ecco.
Lo scrive di Sclavi, sembra di mischiare l'orrore alla normalità. La cattiveria più feroce di un bambino accoltellato alla dolcezza di mille cose. Questo modo di raccontare è proprio quello che è il linguaggio dei Scarabocchi, quindi lì mi sono trovato da quel punto di vista. Su questo volume qua è interessante il fatto che non è stato pensato come seconda storia per una raccolta di come è arrivato adesso, ma erano dei albi spillati, separati, che sono stati raccolti in un cofanetto, è uscito un cofanetto con tutti questi albi spillati, Crocionomicon, sì. Lì, per esempio, questa storia ha funzionato parecchio, molto meglio nell'albo singolo, perché aveva i suoi tempi, tu lo aprivi, erano tutti diversi, andavano da Zero Calcare a Cavazzano, certo, da Piccato a Silvia Zicca, quindi linguaggi incredibilmente diversi, però funzionava, perché ogni volta ne prendevi in mano uno, avevi, resettavi il ritmo, no? E lì si capiva perfettamente ai tempi. Qui in mezzo invece è molto sacrificato tra la prima storia di Zero Calcare, che è piena di testo, piena di cose, e l'ultima storia, che è anche piena di visivamente, chiaramente non è, non c'era altro modo, andrebbe, però è interessante come cosa, non ha la giusta assenza attorno, okay, nei Scarabocchi, ecco. In albo funzionava incredibilmente, quindi ora che tu ti abitui, essendo molto corta comunque, non so quando era, 30-40 pagine, ora comunque che tu entri nel tempo è già finita, e questa cosa un po' ne soffre. Ecco, è meglio leggerla singolarmente piuttosto che leggerla in fila. Questo per capire quanto sono fragili questi modi di raccontare e quanto hanno bisogno di cura attorno. È come mettere un bonsai in una foresta. Certo, si perde. Lo vedi come un albero piccolo. Quando invece il bonsai è messo nel vaso giusto, capisci quanto sia prezioso, tanto quanto una sequoia millenaria, ecco, non perché non una cosa è meglio di un'altra. Magari, ecco, per dirti, se quella storia, ragiono proprio a ruota libera, fosse stata messa per prima o per ultima, sarebbe stata capita diversamente, avrebbe funzionato diversamente. Questo per dire proprio sul linguaggio. E quindi per me scriverlo è stato normalissimo, perché tra l'altro mi piace scrivere cose, cioè mentalmente ragionare su altri personaggi che sono affezionato, quindi quella è stata la parte meno feroce, ecco, meno difficoltosa, anzi. Uno delle quando sono venuto a Lucca a fine ottobre, inizio novembre, una delle cose che mi ero prefissato di prendere perché volevo era il settimo volume di Hobby Comics. Lasciamo un attimo gli Scarabocchi. Perché? 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 Perché ovviamente possiamo dirlo, è un numero dove Super Amici, io ero tra quelli che tanti anni fa aveva preso anche il numero zero di Hobby Questo Comics. è rarissimo come. Perché no, c'è cioè anche tra tutte le varie cosettine prese allo stand vostre, spille, spilletti, cioè grafiche varie. Perché? Perché ecco, all'inizio era bello, molto bello andare nella zona indie, perché la trovavi. A me piace tantissimo l'idea di rivista, di gruppo, di collettivo. È il collettivo dei Super Amici, questo gruppo, no, di fumettisti, Ratiger, tu, Dottor Pira, Lorenzo Ceccotti e tu, uno pettinato, purtroppo scomparso qualche anno fa. Mi è sempre piaciuto. Questo volume qua, diciamolo, tra virgolette, numero speciale, dedicato, come dire, a Tuono Pettinato, una delle menti più sensibili e brillanti del panorama fumettistico italiano e non solo. Allora, prima io ti chiedo ovviamente come è nato questo numero, come è nato questo, come avete pensato di strutturare questo volume che io ho letto, mi è piaciuto tantissimo, mi è piaciuta anche la maniera nella quale, restando ognuno fedele a se stesso e al racconto che fate, di raccontare, siete riusciti a omaggiare la figura di Tuono Pettinato, cioè il suo essere fumettista e tutto quanto. Quindi come nasce l'idea di questo volume, che è il primo di cinque, poi ci spieghi anche perché è il primo di cinque. Allora, Hobby Comics era la nostra idea di fumetto. Noi, i super amici, Ratiger, Tuono Pettinato, Dottor Pira, LRNZ, Lorenzo Ceccotti, Magone Mirko, sono un gruppo tipico del fumetto da questo punto di vista, nel senso che noi non veniamo dalla stessa città, non abbiamo fatto la stessa scuola, non abbiamo fatto la stessa università, non veniamo allo stesso circuito, ma eravamo, in quel momento ognuno leggeva i fumetti degli altri. Non ci conoscevamo, ognuno era innamorato dell'altro linguaggio.
E quindi ci siamo consorziati, siamo andati amici dopo, incredibilmente. Prima eravamo fan, super fan, forse avremmo dovuto chiamarci. E l'idea Hobby Comics era la nostra idea di rivista. Era nato in un momento in cui il fumetto era molto fumetto interiore, fumetto di ricerca, cose incredibili uscivano, però era tutto indirizzato su quello che succede nel quotidiano, quello che capita ogni giorno. Noi venendo da un altro tipo di linguaggio, avendo mangiato di tutto, perché i super amici sono onnivori, però in quel momento volevamo fare qualcosa di esplosivo, cioè un linguaggio d'autore ma estremamente pop. E Hobby Comics per noi era la rivista che volevamo, una forma sobria, chiarissima, precisissima, graficamente, dove all'interno ci fossero contenuti completamente incredibili. L'idea era di fare 5 volumi, una a testa, banalmente. Poi era sempre stata ecco, una rivista dove ci siamo sempre tutti. Però non ci sono altri autori, non abbiamo ospitato mai nessun altro autore, era proprio un progetto chiuso. Era il nostro manifesto fumetto. C'è lo 0, sono l'1, il 2, il 3, il 4, il 5. Il 5, tra l'altro, è un numero doppio, finto doppio ricopertinato, sarebbero 2 volumi, con la mega copertina di Lorenzo, cioè 3 copertine praticamente. Poi c'è un 1 e mezzo che fu lo speciale per una storia Bivi, come Topolino, che uscì quando ci fece la mostra nel 2009 Bilbo Bull a Bologna. E poi c'è il 3,5 con omaggio a uno dei personaggi più amati da tutti i super amici. A caso, cioè noi abbiamo scoperto che tutti amavamo i Ronfi come slurp di Carlo Peroni, per dire, sono proprio. E quindi abbiamo fatto questo omaggio ai Ronfi, cioè questo 3,5. Ecco. Però finito questo, insomma, il 5 e il 6 sono anche molto faticosi da partorire perché siamo tutti matti e quindi è molto più facile fare un libro di 3.000 pagine mio che è un libro di 60 pagine con una storia di 15 pagine mia messa insieme agli altri. Siamo arrivati proprio così al numero l'ultimo, con la mostra che abbiamo fatto a Treviso Comics finale. L'abbiamo presentato lì e basta. Poi ognuno per la carriera sua, siamo i super amici, addirittura avevamo cambiato nome, i Fratelli del Cielo, che era un'altra. In realtà avevamo delle evoluzioni in futuro, poi siamo fermati. Però insomma, dopo che Antonio ci ha voluto lasciare, ci ha abbandonato soli su questa terra. Abbiamo deciso di continuarla, anche perché Andrea l'amava tantissimo ed era uno dei più pigri, tra l'altro, di quelli proprio che consegnava il suo fumetto, che era una gemma incredibile. Per esempio, c'è pubblicato, credo sia sul 2, L'autostrada del solo, che per me è la più bella storia che ho pettinato, in assoluto. Una delle più belle storie brevi che ho letto in vita mia. Abbiamo deciso di fare un volume omaggio e poi abbiamo detto: ma faremo un volume alla dipartita di ognuno di noi. E quindi per questo è il 7, ma è uno di 5. Tra l'altro, il quinto non lo vedrà nessuno di noi Perché oggettivamente siete perché già tutti quanti tutti morti. morteranno. E quindi adesso sono nate delle dinamiche di progettazione assurde, quindi lasceremo delle storie. Perché poi il tuono, per esempio, ci sarà in tutti i volumi. Quindi dovremo saccheggiare quello che ci ha lasciato. E infatti in questo volume abbiamo pubblicato una storia non finita. Sì, la morte, l'apostrofo a morte, Sì, esatto. che poi ce l'ha portata la mamma, capito? La mamma, ma cosa mi trovavo? Perché tutto lei chiaramente sta catalogando con la Fondazione Paolo Pettinato. Guardate, ho trovato una cosa bellissima, si chiama La Morte, ce l'ha portata lei. Perché poi lì si vede il metodo che aveva Tuono di queste moleskine piccolissime, pieno nella migliaia, e ognuna era il prodromo di un capolavoro mostruoso. Per noi super amici, per chi lo conosceva, sono come la coperta di Linus, insomma, lo conoscevano tutti. Però per chi non conosce quel metodo sono entusiasmati, andrebbero raccolte. E quindi abbiamo iniziato pubblicando una di queste moleschine su questo progetto che non sarà mai fatto. E poi no, niente, abbiamo continuato, ognuno ha raccontato, ha deciso autonomamente, come sempre, di cosa mettere di tuono dentro il proprio fumetto. E questo è il settimo numero. Sta andando a ruba in una maniera che, cioè, che stiamo centellinando le copie. Assolutamente, visto, seguendo un pochettino i vostri profili social, ho visto di come in realtà stanno, credo che sia bello, al di là delle storie in sé, al di là del legame purtroppo con questo evento drammatico. Ti ripeto, la cosa che mi è piaciuta, è il fatto di aver ritrovato storie e il tratto di Ratiger, del dottor Pira, la tua,
perfettamente collocabile in quello che è il vostro, cioè siete rimasti voi stessi senza snaturarvi perché dovevate in qualche modo per forza ricordare Tuono Pettinato, ed è questa la cosa più bella. La tua è stata, mi permetto di dire, non perché ecco, sto parlando con te, quella sicuramente più emotivamente toccante, perché mi è parso di leggere quasi la volontà di elaborazione, no? Di elaborare, di... Quando tu pensi qualche cosa, però quando poi la dici è come se quella cosa diventasse un'emozione, un dolore, qualsiasi cosa diventa reale. No, no, io parlo a fumetti, sì, anche Radica l'ha detto in presentazione, cioè ci hanno chiesto mille interviste, mille cose, giustamente, è stata un'ondata d'affetto verso Andrea, era impossibile non amarlo, però insomma tante altre persone sono persone incredibili, poi non hanno questa risposta. Tutti ci chiedevano cosa, come abbiamo detto, lo raccontiamo, lo sappiamo fare a fumetti. Secondo me è stata la cosa migliore, è stata la cosa più ponderata e più giusta. Sì, penso, secondo me sì. Poi sono state delle cose assurde, tipo LRNZ era il lumacone del gruppo, perché Lorenzo in fase di progettazione è proprio macchinoso, precisissimo, oddio, non ce la faccio. Ha sfornato una storia di 50 pagine scritta, disegnata, poi nel momento che adesso è occupatissimo rispetto ai tempi, no? Ha fatto una storia autoconclusiva incredibile di fantascienza, poi per me è forse la cosa più bella che ha fatto, però è diventata un'altra persona. Tutti noi siamo cambiati tantissimo, abbiamo fatto velocemente una cosa che era faticosissima, che è venuta come doveva venire, ecco. Più che bene, è venuta come doveva venire. È venuta bene, come doveva venire. No, io non voglio... Altro non c'è da dire, l'abbiamo distribuita a Lucca, abbiamo portato le copie, l'abbiamo esaurita, tipo, prende il primo giorno, l'abbiamo selezionata perché poi c'era la presentazione il terzo giorno e non ci saremmo stati, c'eravamo noi ma non c'erano i libri, quindi l'abbiamo un po' mantenuta, adesso faremo le ultime, ce le giochiamo a qualche presentazione, anzi possiamo dire che il 3 dicembre lo presentiamo tutti assieme a Roma, adesso diciamo la cornice e tutto sui nostri social, comunque il 3 dicembre siamo a Roma. E poi faremo una presentazione, poi ci sarà Pisa, a Casa di Tuono, anche lì da decidere la data, Bologna, che è la seconda Casa di Tuono, dove ci tengo anche forse più di Pisa, perché a Pisa facciamo il festival Giorni di Tuono, quindi c'è già questa cosa grossa, però Bologna secondo me è proprio la casa dove Tuono è diventato fumettista, Radica, ci siamo conosciuti tutti. Quindi... Non ti voglio, non voglio, ma a volte indugiare su certi argomenti può sembrare quasi vantaggio. Io ti chiedo solo una cosa. Ovviamente la sfera personale, l'amicizia con Tuono, con Andrea, è una cosa tua ed è giusto che resti tale. Guardiamo invece dal punto di vista fumettistico. Cosa abbiamo perso? Qual è l'aspetto che secondo te è più importante, cioè la caratteristica più bella di Andrea che abbiamo perso purtroppo con la sua morte? Allora, tutti i hobby comics hanno una piccola introduzione, a volte non firmata, ognuno l'ha scritta a turno. Lorenzo Ceccotti voleva fare una sua disegnata, dicendo non so scrivere, la faccio disegnata, in cui era uno schema in cui da un lato c'era la mente, dalla mano, e da un altro c'era il cervello, e posizionare noi cinque nella distanza tra mano e cervello. Quindi lui si sarebbe messo tutto la mano e zero cervello, si sarebbe messo così. Dall'altra parte c'era Pira, invece tutto cervello, apparentemente, chiaramente parliamo di... Certo. È chiaro il gioco, no? Poi io più vicino a Pira, Radica è più vicino a Lorenzo, e il centro sarebbe stato Tuono Pettinato, perché Tuono è veramente il fumetto. Tuono è quello proprio che incarna tutto quello che è classico nel fumetto e tutto quello che non c'era nel fumetto. Baciliere, la presentazione, come siamo visti a Pisa, che hanno avuto la sventura di premiarmi per il primo premio Tuono Pettinato, però parlavamo che è una cosa che penso anche io, che Tuono è un instant classico. È uno che, come tu lo vedi, le prime storie ti senti in colpa di non conoscerlo, come di averlo sempre conosciuto. A me è successo con i Peanuts. La prima volta che ho visto i Peanuts era come, no, che cosa nuova. No, sono una cosa che tu conosci da sempre, ma che vuoi conoscere al contempo. E da quel punto di vista il linguaggio di Tuono è incredibile. Tra l'altro, un conto è perdere un amico, un conto è perdere un autore che ami. In questo caso Si unisce. abbiamo due, no? Due perdite enormi noi. Tra l'altro, la sventura vuole che stava proprio lavorando al libro che io e Radica, soprattutto, ma tutti i supervisi cercavamo di fargli fare da tempo, che è Bastardi da guerra, e
una rilettura di quello che è successo nel Vietnam, in sorta tipo Mouse, banalmente, in cui gli americani sono cani e i cinesi sono, e i vietnamiti sono gatti, che era una cosa fuori scala. Il primo episodio uscì su Picnic, il numero uno del nostro Free Press, che poi uscì solo il numero uno. Stavo lavorando a questo quando è successo, quindi abbiamo la perdita di questa cosa qui. Poi, tra l'altro, un fumetto che nessuno può continuare. Certo. Tornare a una cifra talmente precisa. E poi c'era una cosa meravigliosa, perché questi cani si giocavano su due livelli classici, tempi di lettura. Uno erano i tempi della guerra e uno era loro tornati a casa. Loro tornati a casa e poi dovevano ritornare per un tesoro che avevano nascosto. Beh, voglio dire, questo tesoro, io non so cosa c'era dentro, lo sa solo Ratiger, perché doveva uscire con Coconino e Tuono aveva rivelato a Ratiger cosa c'era in questo tesoro. E non me lo so nemmeno fa, cioè io me lo tengo chiuso quel tesoro lì. Certo. Però la perdita, da quel punto di vista, è come se tu c'hai un amico che sta scrivendo Mouse, sei amico di Spiegelman, sei amico di Giosacco che sta facendo Palestina e non lo fa. Ecco, quindi da quel punto di vista la verità è immane proprio. Però ha lasciato questi quadernini aperti che evocativamente sono delle gemme. Delle miniere dal quale andare a scavare e a far uscire qualche Sì. cosa. Ti ringrazio per aver condiviso questi ricordi, perché posso anche solo lontanamente immaginare, al di là della perdita dell'autore, ma anche a livello umano, quello che significhi appunto dover fare i conti quotidianamente con questa assenza. Torniamo invece, quindi salutiamo un attimo Hobby Comics, torniamo quindi su chiusura, sugli Scarabocchi di Michael e Mirko. Viene annunciato, ops, il prossimo volume della raccolta, quindi Michael e Mirko, vi ritroveremo su questi volumi in cui raccogliamo la preomnia, vi troviamo quotidianamente su social network con le vostre istantanee. Ti chiedo, quanto è stato, sapevi prima oppure l'hai scoperto dopo che Zero Calcare aveva utilizzato una tua vignetta per strappare di un borghi nella sua serie animata in cui il protagonista ha questa illustrazione tua? Quella è un'altra cosa assurda, perché me l'aveva detto, cioè mi ha chiesto il permesso, ha detto a me, se me la mandi, sì, tipo, posso. E io sì, ma tipo pensando fosse un easter eggs così di quelli lì, mi ha fatto piacere, però insomma, immaginavo lo usasse per fare una cosetta. Ecco, poi scoprirlo nella forma in cui è stato usato, perché è diventato una cosa che si vedeva tantissimo, perché poi uno dice, sta nel telefono, lo screensaver, non è che tu immagini. No, come è arrivato non me l'aspettavo, la forma in cui è stato presentato. In effetti è un ennesimo immeritato gesto d'affetto verso di me l'opera, perché lui poi tra l'altro ce l'ha proprio su. In realtà non è quello che è sul telefono, perché quello non era adatto alla presentazione, anche perché era pieno di testo, ecco. Quindi ne ha scelto un altro apposta che piaceva a lui per metterlo sullo schermo, però lui effettivamente ce l'aveva sullo schermo, questa cosa qua. Quella è una cosa strana. Ecco. Una delle mie cose Incredibile. strane che mi sono capitate, comunque, E qui tutto da diciamo. quando faccio i fumetti, prima non mi capitava niente di strano. La vita è fantastica da fumettista, diciamo, le cose strane, le cose assurde di una vita da fumettista. Diciamo, quindi ti ritroveremo nel prossimo settimo volume degli Scarabocchi, dell'opera omonima degli Scarabocchi, ti troviamo quotidianamente online o comunque sui social network. Ti chiedo a quali progetti stai lavorando, dove avremo ancora modo di leggere la tua opera. Allora, di sicuro, in realtà non ne escono due di Scarabocchi, e uno è di Strip, questo qui, Ops, e un altro è un progetto nuovo, strano, non di Strip, e quindi quella è la novità dell'anno prossimo. Poi dopo ho mille altre cose, però non lo so, perché poi mi succedono, per ora abbiamo questi due libri sicuri. Poi, anche perché io sono costretto a centellinarle le opere, perché se no ce le bruciamo. Potrei far uscire 20, cioè, probabilmente potrei far uscire un libro ogni 2-3 mesi, e quindi devo frenarmi. Ecco. Va benissimo, allora da parte del pubblico non vedo altre domande, non vedo niente, quindi come sempre, sempre un po' timido. Allora io ne approfitto per salutare e ringraziarvi Michael e Mirko, per ringraziarvi del tempo che ci avete concesso, grazie per averci condotto attraverso questo fantastico mondo che gli Scarabocchi, anche attraverso i ricordi che hai condiviso con noi di Tuono Pettinato, di Andrea. Quindi ti ringrazio, ti dico grazie, non vediamo l'ora di continuare a leggere, veramente lo dico io, spero anche siamo in tanti quelli che continuano a supportare la tua opera, perché veramente credo che
soprattutto oggi, un linguaggio così specifico, così articolato, sebbene semplice, credo che sia importante anche per educare, assolutamente, per una nuova generazione di lettori che si avvicinano anche al fumetto. Grazie a te. Quindi grazie Michael, grazie a tutti quanti che ci avete seguiti in tantissimi. L'appuntamento, ovviamente, parliamo un attimo di noi come Bethesda, ci rivediamo con la redazione a fumetti venerdì, dove parleremo di altre cose, e poi settimane prossime per qualche altra intervista. Quindi ancora grazie Michael, ancora grazie a Bob Publishing che ha permesso questa intervista, che ci ha dato questa possibilità. Grazie a tutti, buona serata e ciao ragazzi.